Domenica 11 settembre 2011, questa è l'accoglienza che abbiamo riservato qui a Grosseto al circo Amedeo Orfei, che ha attendato qui un paio di giorni fa. L'associazione di idee, la nostra associazione, è scesa per manifestare contro questa buffonata tragica dove le vittime sono rappresentate dagli animali sfruttati sotto il tendone del circo degli animali, al quale ancora una volta purtroppo l'amministrazione comunale di Grosseto ha deciso di dare autorizzazione ad attendare. Noi durante le operazioni preliminari del circo Orfei, la loro propaganda in città, ci siamo prodigati a denunciare alle autorità una pratica diffusissima da parte di tutti i circhi, cioè quella dell'affissione abusiva. Quindi oggi erano tutti particolarmente agguerriti contro di noi, ci hanno persino detto che non potevamo parlare con il megafono perché le cose che dicevamo potevano risultare offensive. Come possiamo vedere, abbiamo sistemato gli striscioni e i manifesti tutto intorno a questo importante crocevia del traffico cittadino. Siamo in via Mascagni a Grosseto, zona est della periferia cittadina. Abbiamo distribuito del materiale alle pochissime persone che sono venute per questo pseudo spettacolo di oggi. Siamo ancora qui in strada in attesa dell'uscita degli spettatori che sono entrati allo spettacolo delle 18:30. Come consuetudine, più tardi ci sarà un secondo spettacolo, quindi noi saremo ancora qui a fare il nostro lavoro di sensibilizzazione, perché crediamo che il circo sia uno spettacolo davvero indegno, che non si può definire artistico in nessuna maniera, perché riteniamo che l'arte trasmetta, abbia la capacità di trasmettere l'arte vera, lo spettacolo vero, abbia la capacità di trasmettere a quanti ne fruiscono delle emozioni e dei sentimenti positivi, mentre invece purtroppo gli animali trasmettono questo tipo di sentimento allo spettatore, in quanto sono costretti ad esibirsi e a procurare situazioni di profitto e di spettacolo all'uomo che si ritiene padrone. Quindi, come si possa definire artistica l'arte tra virgolette circense, ce lo dovrebbero spiegare un pochino più nel dettaglio, perché a noi ci sfugge. Noi vorremmo che l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Emilio Bonifazi, si prodigasse per la promulgazione di regolamenti più rigidi di quelli esistenti, che permettono davvero l'attendamento di qualsiasi tipo di organizzazione che utilizza animali per i loro spettacoli. Noi vorremmo che venisse tutelata la salute degli animali e l'educazione delle comunità locali alle quali sono indirizzati attraverso appunto l'implementazione di regole più ferree e più rigide in rispetto appunto alla maniera come gli animali viaggiano, alla maniera come gli animali vengono segregati tra uno spettacolo e l'altro, e alle modalità con le quali lo staff circense obbliga gli animali prigionieri a fare questo tipo di performance. In altre città italiane, ad esempio Alessandria, abbiamo visto la regolamentazione comunale che appunto governa questo tipo di attività su delle posizioni assai più congrue rispetto a quelle che sono le considerazioni sul benessere degli animali.
Come associazione abbiamo fatto avere al sindaco di Grosseto Emilio Bonifazi per via telematica dettagli specifici su quelli che sono i dettagli delle regole che governano l'ingresso di tendoni circensi nella città di Alessandria, con la speranza che ne tenga in dovuta considerazione affinché si limiti al massimo la possibilità di ingresso sui territori comunali degli spettacoli dove si utilizzano appunto animali, che siano questi esotici o animali comuni. Per noi fa poca differenza, la nostra posizione è chiaramente antispecista, noi crediamo che l'uomo non abbia affatto il diritto di imporre il proprio dominio, la propria supremazia su nessun altro essere vivente, anzi la posizione di maggiore autonomia, di maggiore capacità cognitiva e intellettuale dovrebbe esprimersi in tutt'altro modo, e cioè in maniera tale che si salvaguardi e si tenga in considerazione il diritto inalienabile che la natura ha dato agli animali di vivere la loro esistenza al di là di quella che può essere la presunta utilità all'uomo e il presunto potenziale commerciale che gli esseri viventi hanno. Antispecisti perché crediamo che non sia giusto imporre ad altri esseri viventi una vita innaturale, una vita costretta dalla violenza e dal dominio, dalla sopraffazione e dalla prigionia, ma anzi che si liberino tutti gli animali costretti a vivere in tali condizioni e in questo modo elevare l'uomo ad una filosofia di vita, ad uno stile di vita, ad un'etica che davvero tenga conto dello straordinario patrimonio intellettuale, storico, artistico e civile che la razza umana dice di possedere. Quindi eccoci qua, instancabili, aspettiamo l'inizio del secondo spettacolo, tra virgolette, e vediamo un po' cosa succede. Io mi auguro che la polizia ci lasci manifestare per come è il nostro diritto. Noi stiamo legalmente manifestando, abbiamo l'autorizzazione a farlo e nessuno ci può dire che le nostre idee non possano venire espresse nelle modalità che ci siamo dati, cioè con l'indirizzo ai passanti, al traffico e agli spettatori, potenziali spettatori, con informazione sotto forma di documento cartaceo, colloquio o comunque indirizzo per via di utilizzo di un megafono. Per ora mi fermo qui, tra poco cominceranno comincerà a calare la sera, quindi non so quanto bene riusciremo a fare ulteriori riprese. Siamo abbastanza soddisfatti perché il presidio di oggi ha continuato a fornire un impeto alla lotta che abbiamo messo in campo in questi giorni per impedire appunto pratiche di diffusione pubblicitaria del circo degli animali in città che sono fuori dalle leggi di questo comune. Il circo degli animali è fuori legge. Il circo Orfei è gestito, organizzato e mandato avanti da persone che non tengono in minima considerazione i diritti degli animali, li trattano come se fossero oggetti, e noi non siamo disposti ad accettare tutto questo. Quindi fin tanto che ci sarà questo tipo di aberrazione, noi saremo disposti a scendere in piazza e a parlare per loro, per gli animali. Loro non hanno voce, noi sì, quindi la utilizziamo quanto vogliamo dentro la legge e nessuno può venirci a dire di fare altrimenti.